Lato destro, signori, lato destro. Sono più teso di voi. Inutile che siete qua che mi guardate subito. Rassa su un teso. Io più di voi. Forza, ragazzi, dai. Ci giriamo a sinistra, per favore, ragazzi. Ci giriamo a sinistra, ragazzi. Ci giriamo a sinistra. Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube. Buongiorno, 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 buongiorno. Buon sabato a tutti amici. Allora, ci troviamo davanti a una situazione oggi, una partita che con le ennesime mille difficoltà e non per colpa nostra, cioè per colpa, si sa che in una stagione ci sono delle difficoltà, ma avercene così tante tramite infortuni, squalifiche, Covid, eccetera. Non credevamo di averne avute così tante insieme contemporaneamente, più che altro perché ce ne abbiamo tante insieme, ma contemporaneamente. Comunque, io ho la massima fiducia che sta partita qua la possiamo portare a casa, nonostante che abbiamo dei bimbi praticamente come primi cambi, tipo Daniel, tipo Lollo, che ci abbiamo la massima fiducia. Daniel anche l'ho visto molto bene quando è entrato con la Juve. Abbiamo Piero che sta, Pierone sta venendo su veramente molto molto bene. E abbiamo Andrea che sta ritornando, qualche cambio comunque ce l'abbiamo. Normale che avere fuori 5-6 titolari non deve essere però una scusante, perché se vuoi vincere qualcosa devi comunque sia non aver paura di un cazzo di nessuno, devi andare in campo dal primo minuto con due palle sotto grosse così, indipendentemente da chi va in campo. C'è una rosa comunque costruita per far bene. Ci siamo adesso, siamo lì, non ci siamo trovati per caso perché ci meritiamo di essere lì. Quindi entriamo cattivi. Gigio! Allora, dagli una sveglia a Teo in fase difensiva. Oggi abbiamo il gallo davanti, che nonostante che è milanista, nonostante che le mie parole di stima nei suoi confronti, sappiamo che il gallo contro di noi sempre ha una cosa in più per farsi vedere, perché secondo me perché vuol venire da noi. Comunque. Mi raccomando, dagli una bella sveglia dietro, belli lucidi, belli compatti dietro. Mi raccomando, non sbagliamo un cazzo perché il gallo sapete che è sempre molto molto pericoloso e quando vede rosso nero sarà che anche i colori che ama non capisce più un cazzo. A sinistra voglio vedere oggi zona arancione Milano, che mi dispiace che Lombardia ancora, beh, il Veneto si sapeva che rimanevamo in zona arancione, già lo sapevo. Mi dispiace più che altro per la Lombardia che ancora non lavorano e tanto mi dispiace questa cosa qua perché è quella che è stata più colpita secondo me da questa cazzo di a livello proprio economico e quant'altro. Voglio vedere oggi un motoscafo che passa Corso Sempione, San Babila, Lima, Loreto, ritorna su e vola veramente via verso San Siro. Voglio vedere un motoscafo che tira sulle acque proprio, voglio proprio che se c'è qualche stronzetta in giro oggi, che sicuramente sarà perché i negozi mi pare che siano aperti in zona arancione, e dice: ma che cazzo sta succedendo? Piove. No, no, il motoscafo che è passato. A destra, Davide, non devo dirti niente perché c'è da riconoscere che sei praticamente, se non il migliore, uno dei migliori ultimamente. Grandissima, grandissima testa, grandissima gamba, grandissima qualità ci stai mettendo, Davide. Andiamo avanti così veramente che sei una certezza, sei davvero. Complimenti, Davide. Grandissimo, Davidino mio. Poi, coppia centrale, il capitano e Super Samu. Capitano, ti voglio più reattivo. Con la Juve non ti ho visto reattivo neanche per le palle. Ti voglio reattivo oggi. Attivo, reattivo, pettinato e dinamico, mi raccomando. Ok, Superman, non ti devo dire niente. Centrocampo Sandro, oggi voglio la prestazione di Sandro Tonali. Oggi abbiamo bisogno della tua prestazione. Basta con questa timidezza, basta con queste paure, queste cose. Entriamo in campo subito oggi, Sandro, cattivi. Mettiamoci subito la gamba bella dura subito, non troppo perché sennò ti fai cacciare fuori come l'altra sera. Ok, mettiamoci qualità e quantità, Sandro. Franco, mi raccomando, dagli un occhio, prendiamo subito in mano le redini del centrocampo, che è una cosa fondamentale oggi. A destra, spaghettino al pomodoro. Mi piacerebbe vedere più uno spaghettino al pomodoro oggi. Mi piacerebbe mangiare uno spaghettino alla matriciana. Oggi, spaghettino, ci serve la tua qualità. Non c'è un cazzo da fare. Oggi abbiamo pochi o niente cambi. Mi raccomando, spaghettino. Bray, finalmente parte all'inizio, così la smetti di rompere i coglioni. Che secondo me, nella tua testa, vorresti dire: ma perché sto qua non mi fa giocare di più? Ecco, oggi è la possibilità di giocare di più. Oggi, anzi, è la possibilità di fare praticamente tutta la partita.
Mi raccomando, entriamo subito in campo. Cattivi Ibrahim, fai le cose facili che poi ti verranno quelle difficili, figlio mio. Ti ho sempre detto, facciamo le cose facili che poi arrivano quelle difficili. A sinistra, Peder. Contro la Juve non mi sei piaciuto neanche te, manco per le palle. Oggi la possibilità comunque sia di dimostrare che è stata una parentesi brutta la partita con la Juve. Ci rimettiamo subito in carreggiata perché sai giocare a pallone, hai delle grandissime potenzialità. Ecco, oggi ci servono le tue qualità e anche i tuoi gol, perché la porta per me la vedi meglio di tutti quelli che abbiamo in rosa, perché quando vedi la porta non capisci più un cazzo. Davanti, Raffaello, non ti devo dire niente neanche a te. Ultimamente veramente ci stai mettendo cuore, qualità, quantità. Non stai giocando in ciabatte, ma stai giocando con gli scarpini, finalmente. Figlio mio, hai veramente, sei quello che ci fa fare il cambio di marcia, il cambio di passo. Niente, non ti devo dire niente. Pronti gli altri subito ad entrare, Piero, Daniel, Lollo, okay. Andrea se ce n'è bisogno, c'è anche gli Andrea che stanno tornando bene, anche lui. Ragazzi, a me non me ne frega un cazzo. Assenza o non assenza, io oggi voglio vincere. Oggi bisogna subito riprendere subito la routine in mano. Perché oggi se vinciamo ancora come squadra fuori è una... Soprattutto per noi stessi, più che per la classifica, per noi stessi ancora è una dimostrazione di quanto valiamo, cioè tanto. Ok? Quindi belli uniti, belli compatti e andiamo a vincere sto cesso di partita. Dai!